Sono piuttosto sicuro che se ve li faccio vedere così al volo non sapete riconoscere che uno è un iPhone 8 e uno è un iPhone 7. In realtà io che li ho in mano so bene qual è l'uno e qual è l'altro. Questo è l'iPhone 7 perché ha pellicolina e custodia e questo qua invece è il nuovo iPhone 8 con retro in vetro. Sono 24 ore che lo sto utilizzando, queste sono le mie prime impressioni, ma dopo aver preso questi due telefoni e averli messi accanto, mi sono realmente chiesto: ma qual è il senso di iPhone 8? Scoprite all'interno di questo video, ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, seguiteci sia sul canale Telegram che sul gruppo Facebook linkati in descrizione qua sotto e per altri video a tema iPhone, beh, sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Come ben sappiamo, Apple quest'anno ha lanciato ben tre nuovi modelli di iPhone: iPhone 8, 8 Plus e ovviamente l'attesissimo iPhone 10 che arriverà più avanti a novembre. Qual è quindi il senso di un dispositivo, anzi di due dispositivi, 8 e 8 Plus, che sulla carta per definizione sono proprio inferiori rispetto all'iPhone 10? Beh, in realtà dopo circa 24 ore di utilizzo mi sono fatto un'idea e sono arrivato ad una conclusione. Iniziamo però dal look and feel di questo iPhone, un iPhone che appare identico nella parte frontale al vecchio iPhone come vi ho fatto vedere prima, ma che dietro cambia un pochino per la presenza del vetro che permette anche la ricarica wireless. Funziona, ma è davvero molto lenta, soprattutto anche con un caricatore molto veloce. Risulta essere un metodo comodo in un contesto scrivania dove ci si appoggia a un tavolo dove magari si lavora, ma è scomodo secondo me per una ricarica mordi e fuggi come spesso accade di questi tempi. Ci sono tante cose che cambiano all'interno di iPhone 8 rispetto ad un iPhone 7 e una delle prime novità sta nel display, display che non cambia né di diagonale né di risoluzione, ma cambia con la tecnologia True Tone che permette di avere dei colori e un punto di bianco calibrati in base all'ambiente dove ci troviamo. La differenza rispetto ad un iPhone 7 c'è e si vede, ma devo dire che si nota particolarmente soltanto quando si mettono i due telefoni accanto. Se uno non vi dice che lo schermo è True Tone, probabilmente non noterebbe nessuna differenza rispetto ad un qualsiasi altro smartphone. Il display supporta anche l'HDR, HDR ad 8 bit, quello a 10 bit arriverà soltanto su iPhone 10 sotto forma di HDR10 e Dolby Vision, ma un'altra delle novità presenti all'interno di iPhone 8, 8 Plus e iPhone 10 è la presenza del nuovo chip A11 Bionic, il nuovo processore che va a muovere tutta l'interfaccia di iOS e tutte le nostre applicazioni. È un processore che è il più veloce del mondo attualmente in circolazione per quanto riguarda l'ambito mobile. I benchmark stanno letteralmente sconvolgendo le persone perché si raggiungono delle prestazioni mai viste prima su un telefono. iPhone 8 è davvero molto veloce, davvero molto reattivo, ma vi dico subito una cosa, poi magari la vediamo meglio in un futuro confronto con l'iPhone 7. Nell'utilizzo puramente quotidiano è molto molto difficile notare una differenza fra un iPhone 7 e un iPhone 8 perché entrambi i telefoni sono molto veloci, iPhone 7 compreso, e iOS 11 gira molto bene su entrambi i dispositivi. Se si fa un utilizzo blando del telefono è difficile notare questa potenza di calcolo in più, se si spinge le prestazioni allora iPhone 7 riesce a dare un margine migliore sia nelle prestazioni pure del processore sia in quelle della scheda video che stavolta è stata disegnata da Apple ed è decisamente più prestante rispetto al passato. Ovviamente su iPhone 8 non è purtroppo ricomparso il jack audio, alcuni l'anno scorso dicevano che Apple si sarebbe pentita di questa scelta e avrebbe rimesso il jack anche su iPhone 8, iPhone 8 Plus e 10. No, niente jack audio, ma c'è il Touch ID che funziona sempre molto molto bene, non è stato migliorato nella sua tecnologia, ma secondo me combinato con la potenza di calcolo aggiuntiva del processore rispetto all'iPhone 7, qui il lettore di impronte digitali è un pochino più preciso, un pochino più veloce e reattivo in ogni contesto di utilizzo. Una cosa che però si nota, devo dire, soprattutto ancora una volta rispetto all'iPhone 7, è il comparto sonoro. Con i due speaker viene utilizzata sia la capsula auricolare che lo speaker di sistema nella parte inferiore che suonano secondo me davvero molto bene con un volume molto elevato. Vi faccio, diciamo, sentire qualcosa anche se è difficile da far capire tramite un video.
Voglio parlare però di iOS 11, iOS 11 che qui su iPhone 8 e poi in futuro su iPhone 10 raggiunge la sua massima espressione, un sistema operativo sempre più curato, sempre più ricco, ma che secondo me quest'anno ha qualche piccolo problemino ancora, che verrà probabilmente risolto con la versione 11.1 che arriverà più avanti, qualche piccola incoerenza in alcuni aspetti dell'interfaccia, ma è un sistema operativo molto usabile, molto comodo e molto molto veloce rispetto ad alcune versioni di Android. Secondo me la differenza si sente e devo dire che iPhone 8 è un piacere da utilizzare in qualsiasi contesto. Ho molto apprezzato il fatto che quando ho tirato fuori dalla scatola mi è bastato letteralmente avvicinare i due iPhone, quindi il vecchio iPhone e il nuovo iPhone, per effettuare il trasferimento dei dati in maniera trasparente e veloce. Mi è bastato poi rimettere un paio di password e subito mi sono ritrovato con il telefono già configurato, come vedete, con le stesse applicazioni, con lo stesso sfondo, con le applicazioni loggate. Questa è una cosa, secondo me, estremamente apprezzabile. Peraltro, mentre ero all'Apple Store, gli stessi addetti si sono offerti di farlo per me nel momento in cui avevo acquistato il telefono e questa è una cosa apprezzabile. Il classico effetto Apple che non troviamo in altre aziende lo si nota anche in piccole cose come questa. Non mi posso esprimere sulla batteria perché devo dire che dopo averlo tirato fuori dalla scatola non ho fatto né un ciclo di carica scarica e soprattutto sto utilizzando molto il caricatore wireless in qualsiasi momento perché mi piace provare la sua velocità. Quindi sulla batteria vi dirò qualcosa decisamente con più dettaglio nel momento in cui arriverà la recensione fra qualche giorno. Ma voglio parlarvi di fotocamera. Fotocamera che ha ancora un sensore da 12 megapixel, però sono state migliorate decisamente le sue prestazioni rispetto al passato. Vi dico subito che secondo me iPhone 8 finalmente si può considerare un camera phone all'altezza di alcuni dei competitor lanciati nel 2017, dato che secondo me, mio modesto parere, iPhone 7 rispetto ad un Galaxy S8, rispetto ad altri dispositivi, era un po' carente. Non ho sempre tirato fuori delle belle foto con iPhone 7, ma iPhone 8 invece permette di avere una qualità in più. Questo per un motivo, non soltanto perché è stata migliorata la tecnologia, ma anche perché adesso l'HDR è attivo di default, funziona come sugli ultimi smartphone top di gamma Android, dove le immagini a prescindere vengono fatte in HDR, vengono unite più scatti fra di loro per ottenere una foto di migliore qualità. Ho apprezzato tanto la velocità della fotocamera in sé, ho apprezzato i nuovi formati compressi che permettono di risparmiare molto spazio, anche se qui ci sono già 64 GB di memoria, e soprattutto ho apprezzato la presenza del 4K a 60 frame, che è la prima novità grande di iPhone 8. Secondo me, il fatto di avere questo formato, peraltro in un telefono così piccolo, è veramente incredibile. Il 4K a 60 frame è un formato molto pesante, molto impegnativo per qualsiasi processore, per qualsiasi tipo di memoria. Ci permette di fare una cosa figa, cioè prendere un formato, un video a 60 frame, dimezzarlo in velocità e a scendere a 30 e avere effettivamente uno slow motion a massima qualità in 4K. È davvero qualcosa di unico per quanto riguarda uno smartphone e sono molto contento di averlo trovato su questo iPhone 8. Ma quindi arrivati alle conclusioni, qual è il senso di iPhone 8? Beh, iPhone 8 secondo me quest'anno ha meno senso rispetto al passato, proprio perché Apple ha lanciato anche una versione decisamente migliorata, decisamente più interessante del proprio top di gamma. Però iPhone 8 secondo me, come ho detto nel video precedente, è il telefono perfetto per chi vuole il telefono piccolo, ma con lo schermo piccolo, quindi risulta essere molto maneggiabile, molto più usabile anche rispetto ad un iPhone 10 che ha uno schermo di 5,8 pollici, quindi 1,1 pollici più grande. Ma soprattutto è un ottimo dispositivo nel momento in cui subirà un calo di prezzo. Già online si iniziano a trovare 20-30 euro meno, che è troppo poco, ma acquistato magari ad un centinaio di euro di meno rispetto al prezzo di listino, ci sarebbe allora una bella differenza rispetto ad un iPhone 10 e quindi questo dispositivo guadagnerebbe di senso. Inoltre vi consiglio di fare l'upgrade magari da un iPhone 6 al massimo da un iPhone 6S se siete affezionati al formato piccolino. L'upgrade da iPhone 7 non ha davvero senso perché i due dispositivi sono troppo troppo simili e iPhone 7 funziona ancora troppo bene per giustificare a mio parere un upgrade. Perde di senso il modello Plus proprio perché è troppo vicino a livello di prezzo ad iPhone 10 e ha delle caratteristiche ancora migliori ma non migliori quanto l'iPhone 10. Secondo me, se quest'anno uno vuole comprare un telefono, deve scegliere
iPhone 8 piccolo oppure l'iPhone 10, magari comprando questo ad un prezzo un pochino più basso se state cercando il classico iPhone. È un ottimo dispositivo, anche se tutta l'innovazione oggettivamente, per quanto ce ne sia molta all'interno di questo dispositivo, è stata messa all'interno dell'iPhone 10. Insomma, queste erano le prime impressioni, forse mi sono dilungato anche troppo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di iPhone 8 nel box dei commenti qua sotto. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per itball.com. Andrea Ricci.